Ciao, sono Cleo Toms e sono una youtuber. Il 27 aprile di quest'anno è uscito il mio secondo romanzo che si intitola La magia delle piccole cose. Spiegare il fatto di essere youtuber a mia mamma e a mia nonna sicuramente è una cosa completamente diversa, perché comunque mia mamma un pochino internet, in ogni caso lo usa anche per lavoro, mentre mia nonna assolutamente non sa neanche di cosa si sta parlando. Infatti ormai a mia mamma praticamente ho detto tutto, nel senso lei sa ogni singolo passaggio che serve per arrivare poi al video finale che condivido su YouTube, quindi sicuramente a mia mamma è stato molto più semplice spiegare tutto. All'inizio ovviamente è rimasta un attimo oddio che cos'è, però tempo pochissimi giorni è andata a fare qualche ricerca su YouTube, ha capito cosa si trattava e poi non c'è stato neanche più da spiegare perché ha capito. Invece quando si tratta delle nonne ovviamente è molto più difficile, infatti il modo in cui io ho spiegato alle mie nonne che cosa faccio è stato così: praticamente nonna, io registro un video, lo metto su internet e in questo modo tantissime persone in giro per l'Italia possono vederlo. Basta. Detto questo, detto tutto, perché andare più nel dettaglio non servirebbe. Dare importanza alle piccole cose che mi accadono ogni giorno per me è davvero una cosa fondamentale per vivere la vita al meglio. Infatti è un consiglio che io in generale do a tutti. Gli amici sicuramente sono molto importanti, sono una piccola cosa che ogni giorno comunque mi rende felice, perché anche se non sono miliardi di amici, io lo dico sempre, pochi ma buoni. Una piccola cosa potrebbe essere prendere la macchina, andare, non sapere dove, fare un giro per tutto il giorno insieme al tuo migliore amico, oppure stare a casa, mettere su la musica e cantare a squarciagola col volume altissimo. Queste cose così che veramente ti riescono a cambiare la giornata semplicemente perché ridi tantissimo. Un'altra cosa, un'altra piccola cosa che nella mia giornata è fondamentale è sicuramente la musica. Io adoro la musica mi ha ispirata tantissimo anche nella scrittura dei miei romanzi, quindi non passa giorno che io non ascolti almeno una o due canzoni, anche molte di più, dei miei artisti preferiti. È veramente una cosa imprescindibile, devo assolutamente ascoltare la musica ogni singolo giorno per stare bene. Nei miei romanzi ci sono tanti temi trattati, uno in particolare a cui tengo tantissimo, che è l'omosessualità. Non sempre ci sono libri, romanzi in cui questo tema viene trattato in modo così centrale come nella storia di Luna, perché in questo caso non è un personaggio secondario ad essere gay, ma la protagonista in persona, e io credo che questa sia una cosa molto molto bella per quanto riguarda la comunità LGBT, e tra l'altro io ne faccio parte, quindi posso dare anche una cosa in più alla storia, perché posso anche raccontare prendendo spunto dalla mia esperienza personale. Quindi sicuramente una cosa davvero importante è questo tema dell'omosessualità, ma in generale io mi sono concentrata tantissimo su ogni singolo personaggio, soprattutto nel secondo romanzo, perché per me era davvero davvero importante che il lettore riuscisse a trovare almeno un personaggio in cui rispecchiarsi. Quindi io spero davvero che ogni singola persona che ha letto o che leggerà i miei romanzi riuscirà a trovare almeno un personaggio che appunto possa davvero rappresentare almeno in minima parte la sua vita. Io ci tengo tanto a questa cosa perché io per prima, quando leggo un romanzo, quando guardo la TV, quando guardo un film, ricerco sempre tra i personaggi quello che mi rispecchia di più, quindi è una cosa che mi sta davvero a cuore. Per quanto riguarda gli adulti invece, potrei dire che nei miei romanzi comunque viene raccontata la storia di una ragazza che va al liceo, quindi l'ambientazione è proprio tra i giovani. Io tra l'altro ho 20 anni, quindi l'adolescenza è appena finita, sono davvero giovane, quindi in questi romanzi gli adulti possono dare uno sguardo a quella che è l'adolescenza di oggi, perché appunto è ambientato ai giorni nostri, tra social network, tra passioni, sogni che vogliono essere inseguiti. Ovviamente c'è anche tanto il tema della musica, dei concerti, dei viaggi, della distanza, sia per quanto riguarda amicizia che per quanto riguarda l'amore. Quindi sono tanti temi che sicuramente magari dei genitori possono trovare interessanti per poi riportarli ai propri figli. Sì, in Trentino ci sono già stata, anzi è un posto che per me è davvero speciale perché ci sono legati tantissimi ricordi di quando io ero piccola, perché appunto, senza farlo apposta, quando io ero piccola andavo con la mia famiglia e con altre famiglie di amici, quindi avevo anche tutti i miei amicati insieme, andavamo d'estate in vacanza almeno per una settimana qui in Trentino. Ci divertivamo tantissimo e quindi appunto ho assolutamente un sacco di ricordi legati al Trentino. Durante le vacanze in generale non c'è una cosa specifica che devo fare, sicuramente la cosa importante è rilassarsi, però non è per me importante il luogo, nel senso che io non devo per forza passare le mie vacanze al mare, in spiaggia, in montagna, in una città o addirittura al di fuori dell'Italia. Mi piace, diciamo, fare quello che mi sento, essere veramente quasi senza troppa organizzazione. Mi piace tanto visitare le città, questo lo devo dire, mi piace passare
una settimana, 10 giorni in una grande città e visitarla proprio da turista, che sia Londra, New York o anche una città italiana, mi piace fare tanto questa cosa. Però in generale durante l'estate comunque mi piace circondarmi dei miei amici e fare tante cose pazze, divertenti, ridere, scherzare e appunto rilassarsi assolutamente. Questa domanda è davvero molto profonda, importante e soprattutto complicata, quindi sicuramente non potrò dare una risposta sicura al 100% giusta che sia, però posso dare il mio personale parere e una cosa a cui tengo tantissimo sulla libertà è il fatto di essere sicura che prima di tutto la libertà sta nel poter scegliere, quindi scegliere a che cosa credere, scegliere quali idee farsi nella testa, quali pensieri seguire. Finché non si va a far del male a qualcun altro, ma si sta nel proprio, si può scegliere e credere e decidere quello che si vuole per se stessi. Questa è la libertà. Certo è che se viene meno la sicurezza della verità, qui si complica tutto, perché viene meno anche la libertà di scelta, perché non si sa più che cosa è vero e che cosa no. Quindi è davvero complicato come discorso. Io la cosa che dico sempre è che bisogna essere liberi veramente di scegliere con la propria testa e con il proprio cuore. Quindi non avere la certezza della verità, sì, credo che possa mettere a repentaglio, almeno in parte, la libertà di una persona.